Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon. Questa musica carnavalesca che ci accoglie è in realtà di Astronaut Simulator, terza missione. Dobbiamo fare degli esperimenti scientifici. In realtà dobbiamo sempre andare da un checkpoint all'altro e stare fermi. Quindi niente di nuovo. Ok, Roger Mark. Ok, Z, ok, comunque i comandi sono al solito un pugno in un occhio. In basso a sinistra potete vedere l'indicatore del prossimo checkpoint, mentre a destra potete vedere dov'è più o meno, no? Above the cargo bay, sopra la cargo bay, qua davanti, vedete? Qui. Preso al volo. Dobbiamo scendere e beccare quello rosso, ovviamente. Con che cos'è che si fermava tutto con N? Ok. Per farlo usiamo l'elettricità. Quindi quando finisce l'elettricità dobbiamo andare a manella con i comandi. Bello che anche se andiamo ai 300 all'ora non succede niente. Ok, dobbiamo stare in questa zona qua per un po'. Nel texture a bassa risoluzione, vabbè, tanto il chatter che sentite sotto è sempre il solito. Nel texture a bassa risoluzione, insomma, perché questo gioco esiste anche nella versione iPad e credo anche iPhone a questo punto, non lo so, già lo trovo scomodo a comandarlo sul PC, non lo so immaginare su altri dispositivi. Ok, dobbiamo andare giusto qua davanti. Dai, sono a un millimetro. Ok, N, fermata. Siamo quasi e poi dobbiamo andare di qua. Quindi ci giriamo un attimo con L. No? Dall'altro lato? Girati dall'altro lato? Eccolo lì. Con Z andiamo in giù. Sto toccando contro qualcosa. Stiamo sistemando il Solar Sampler Isolation. Non so cosa sia. Ecco qua, anche questo è molto vicino. Ah, tocco. La luna sullo sfondo. Mettiamoci. C'è la luna in alta definizione, lo Space Shuttle no. Mistero della fede. Ok, sempre in alto a destra. No, in alto si va così. Oddio. Oddio. Allora, back left thruster, ferma tutto che sto andando in avvitamento, bravo. Vediamo un po' se lo vediamo a occhio nudo, che qua è sempre un mistero. Ah, fermati, mi sto avvitando. Okay,
Eccolo là, l'ho visto. Adesso lo prendiamo. Beh, spacco un po' di carburante di elettricità così ci arriviamo prima, se no ci stanno segnando. Ok, abbiamo finito la missione, dobbiamo tornare indietro. Vedete che nella docking bay dello Space Shuttle c'è un modulo dello Skylab. Non lo so, nello Space Lab, scusate. Ah, lenta. Preparatevi alla musica a palla, preparatevi! Abbassate il volume delle cuffie! E anche stavolta abbiamo fatto outstanding! C'è ancora un sacco di missioni che ci aspettano. Io credo di essere arrivato soltanto fino alla terza, in effetti. E missioni su stazioni spaziali, insomma, un po' più lontano dallo shuttle, sempre partendo però dallo Space Shuttle. Quindi è sempre concentrato su questo. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. So già che non mi piace questo gioco, ma fidatevi, è bello. È un po' ripetitivo, però, insomma, può essere una divertente variante a Kerbal Space Program. Commentate, condividete, mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti, guardatevi anche gli altri video e alla prossima, ciao!